io non posso fare altro che ripetere con forza ciò che il suo sindaco ha già detto circa il fatto che ritengo che questi emendamenti non possono essere, andare a presentare in questo momento una modifica del programma di mandato, quando il modificare questo programma rappresenterebbe in questo momento anche un segno di non correttezza nei confronti degli elettori che ci hanno dato la maggioranza, soprattutto a fronte del programma che abbiamo presentato. Ciò non di meno, condivido ciò che il sindaco ha già esposto sul fatto che alcuni di questi emendamenti rappresentano comunque degli elementi validi che possono rappresentare in futuro, quando molte delle cose che sono presenti all'interno del programma saranno attuate, possono rappresentare un elemento di discussione, di valutazione, di cui certamente terremo conto. Molti di questi emendamenti, come già anche il consigliere Sardini ha evidenziato, sostanzialmente accentuano ulteriormente in alcuni punti alcuni concetti che sono di fatto già presenti all'interno del programma. Magari sono presenti all'interno del programma in altre sezioni, in altri punti, e non esattamente, diciamo, nei punti che sono stati oggetto dell'emendamento. Alcuni punti, diciamo, alcuni emendamenti pongono l'accento, diciamo, su più dettagli rispetto a quelli che sono presentati all'interno del programma di mandato. Per esempio, dove si parla della connessione con le stazioni ferroviarie, si specifica chiaramente con le stazioni di Codogno e Guardiacqua. Questo è un altro emendamento. Io però su questo emendamento vorrei anche aggiungere, perché non la stazione di Carnate, che anche, diciamo, dei servizi ferroviari come Milano diversi rispetto alla stazione di Acqua, per esempio alcuni treni non fermano a Monza, che partono da Carnate. Per cui, e sicuramente, diciamo, queste cose sono cose condivisibili. Io però personalmente ritengo, diciamo, su questi emendamenti che specificano maggiormente ciò che è contenuto all'interno del programma di mandato, magari in modo un po' più generico, cioè, diciamo, stazioni ferroviarie, e non specificiamo esattamente quali sono le stazioni ferroviarie, però il concetto di base è quello, no? Cioè, nel senso che alla fine non siamo molto lontani e non diciamo delle cose diverse rispetto a quelle che queste proposte e che questi emendamenti dicono. Il discorso sui rifiuti inceneriti piuttosto che gli inceneritori, questo è un punto abbastanza sostanziale. Noi abbiamo già un inceneritore che è proprio Trezzo, che in questo momento è funzionante. E allora dire che non vogliamo più inceneritori vuol dire che non ne vogliamo più, dire che non vogliamo più rifiuti inceneriti vuol dire che non vogliamo più far funzionare l'inceneritore di Trezzo. Su questo punto evidentemente occorrerà una discussione, cioè questo è un punto di, cioè, è una cosa diversa rispetto, cioè una cosa diversa dire di non più rifiuti inceneriti rispetto a non avere più inceneritori. Evidentemente questo richiederà una discussione. Comunque, diciamo che ribadisco la nostra intenzione e la nostra volontà di riprendere in considerazione tutte queste proposte una volta che si attuerà la politica, per esempio sui rifiuti, che abbiamo inserito all'interno del programma di mandato. L'autosufficienza energetica degli edifici. Questa è una cosa ampiamente condivisa all'interno della maggioranza, su cui abbiamo avuto un'ampia discussione anche all'interno della coalizione. L'emendamento
emendamento inserisce la necessità di fare la mappatura energetica prima di procedere alla riconversione energetica per raggiungere l'autosufficienza. Questa credo che sia una cosa assolutamente recepibile e assolutamente condivisibile, anche perché ritengo che non sia possibile fare una riconversione energetica senza fare prima una mappatura energetica. Andando un po' sparsi, anche perché in questo momento non possiamo analizzare tutti quei due emendamenti che comunque mi sono letto e ho analizzato, direi che elementi di novità assoluta sono presenti all'interno dell'emendamento che propone la costituzione della consulta dei portatori di handicap. Questo è chiaramente un grosso elemento di novità all'interno dell'ambito della partecipazione e sicuramente è un elemento che credo che potrà essere oggetto di discussione e potrà essere affrontato per esempio all'interno della commissione alla persona e si potrebbe dedicare una sessione apposita a questa proposta e in generale diciamo alla discussione diciamo sulle consulte e sull'eventuale modifica eventualmente diciamo del funzionamento e del regolamento delle consulte, perché no anche eventualmente sull'istituzione di consulte diverse oppure di nuove consulte rispetto a quelle già esistenti. Adesso non vorrei andare oltre diciamo su ciascuna analisi di altri emendamenti, comunque in generale voglio dire alcuni specifici vanno in dettaglio punti che sono già presenti all'interno del programma, alcuni li trasportano da una sezione all'altra, alcuni rappresentano invece delle aggiunte, diciamo delle novità che sicuramente non in questo momento, non a livello di modifica del programma di mandato, ma sicuramente in futuro nella fase attuativa prenderemo in considerazione. Sul programma di mandato in sé vorrei mettere l'accento sul fatto che questo programma di mandato, che era il programma elettorale della coalizione e del sindaco durante la campagna elettorale, è frutto di diversi mesi di lavoro, se non addirittura forse di qualche anno, di mesi di lavoro all'interno della coalizione e di 2 anni di lavoro anche all'interno del mio partito, del Partito Democratico. Questo programma rappresenta la continuità perché si propone in ampie parti di sviluppare e di proseguire e di attuare soprattutto gli strumenti importantissimi che sono stati approvati nei 5 anni passati, con il PCT, il PCTU, l'accordo di programma per l'area ospedale e altri. Quindi rappresenta una continuità politica diciamo, della passata amministrazione, ma al contempo sviluppa e amplia alcuni temi del passato programma, soprattutto nell'ottica diciamo, di nuove politiche legate alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente, politiche ecologiche e politiche di efficienza energetica. Per questo motivo ritengo che sia un programma di mandato estremamente valido e se un programma che sicuramente non approveremo. Niente, io volevo rifarmi un attimo a un discorso che ho fatto con il presidente Cambiani informale un 15 giorni fa con il centrale capo sportivo di Oreno che giocavano di bambini a calcio. Sì, tra poco ma poi arrivo al problema. Era un discorso che dicevo che da lui mi aspetto perché lo conosco un salto di qualità a livello di conduzione del Consiglio Comunale. Perché io ho notato che quando leggeva gli emendamenti del Presidente di Sardini non c'era molta attenzione, la stessa attenzione che io per esempio ho posto quando lei leggeva tutte le sue 26 pagine o quando il Presidente ha letto tutti gli emendamenti di Sardini. Io quello che mi aspetto prima io è senti prima a riproverarmi è il fatto che se non presterò attenzione e serietà a quello che viene detto e che io devo ascoltare. Una bella cosa sarebbe lasciare fuori i cellulari dalle aule, perché se lo pretendiamo dai ragazzi alle superiori che devono prestare attenzione e rispetto all'autorità del professore che gli ha spiegato la lezione, forse lo dobbiamo noi anche nel rispetto del sindaco e del presidente lasciare fuori i cellulari dall'aula.
L'altra cosa che io volevo dire è questa, cioè io mi aspettavo un atteggiamento diverso, perché è questo, cioè io per correttezza verso chi mi ha votato, perché li rappresento, non è che io do contro questa giunta comunque perché ho dato un voto, perché io avevo un programma diverso col che mi opponesse questa giunta. Io ho avuto un voto per sedermi qui e, tra virgolette, prendere la responsabilità di giudicare il lavoro di questa giunta e dei miei compagni di posizione. Ed è quello che farò, perché non è la mia opposizione pregiudiziale, perché riconosco all'interno del vostro programma che ci sono tante parti che vanno sviluppate, che sono parti di valore. Però io mi chiedo, se tutti gli emendamenti di Sartini sono in qualche modo presenti già nel vostro programma, perché non votarli? Perché io gli emendamenti di Sartini ho avuto modo di leggerli velocemente oggi, cioè non trovo niente che sia contro il bene di mercati e i cittadini di mercati, perché qui non siamo divisi in 53% e 47%, cioè siamo divisi solamente per chi vuol fare un cambio di politica nelle mercatese o non farlo, perché la qualità politica è il fondamento di tutto, perché noi possiamo avere le consulte. Io non voglio entrare nel merito di consulti inascoltati che hanno avuto dei risvolti tragici, però se qualcuno si ricorda entro pure anche nel merito. Perché se noi le consulte le costruiamo per poi lasciarle a scatole vuote, non servono a nessuno. Perché il mio professore mi spiegava che l'Italia era un bellissimo paese perché si poteva dire di tutto. Io gli rispondevo sì, però nessuno ti ascolta. Quindi noi possiamo anche dire di tutto, ma se nessuno ci ascolta, no? Questo di cade tutto nel vuoto. Quindi io mi aspetto da questa maggioranza che ci deve governare un salto di qualità, come io ho già parlato con i miei compagni di opposizione, che dobbiamo fare, e faremo un salto di qualità che non sia una contrapposizione pregiudiziale, ma sia un atteggiamento costruttivo, che io mi aspetto che, siccome la maggioranza no, ma è il sindaco di tutti, perché il sindaco di tutti, sono parole sue, e per me, io anche in altre occasioni gli ho detto in dibattito che lei è il mio sindaco, cioè io mi aspetto da lei che abbia, tra virgolette, la forza di prendere a mano anche questo 47% che non l'ha votata, no? E non che non lo rispetti, ma di dimostrarsi che lo rispetta, e che lo rispetta anche nei suoi emendamenti, perché Sartini, non voglio fare della poesia, ma Sartini per fare questi emendamenti probabilmente ha tolto del tempo ai suoi figli, alla moglie, ma faccio io, non li vedo mai, ho un lavoro che viaggio, eccetera, eccetera. Faccio un altro salto, io mi asterrò al suggiudizio del vostro programma, perché voglio darvi la possibilità di poterlo realizzare, e voglio darvi, dove c'è la possibilità di darvi anche una mano, darvi anche una mano. Però c'è anche un altro punto che poi concludo. Io 30 anni fa ho iniziato con un'azienda e faccio consulenze per rilanciare delle aziende in crisi, no? E io ero stato convocato, che allora non ero nessuno, avevo, cioè, per fortuna avevo solo 20 anni, 30 anni fa, e morale mi dovevo scontrare con dei dottori della Bocconi, che a questa azienda dove i soci dicevano che non c'erano fondi, perché il fatturato non arrivava, e questi dottori proponevano solo dei tagli, cioè la gente andava a bere il caffè una volta al giorno, quell'altro mentre cammina gli diamo la scopa in mano, così mentre va pulisce, cioè era solo un discorso di questo genere. Io ho preso la parola e ho detto, ma se noi continuiamo a tagliare, qua chiudiamo l'azienda. Allora ho detto, lei cosa farebbe? Gli ho detto, io comincerei ad andare a cercare dove trovare con idee nuove i soldi, non per tagliare, ma per dare alla gente. Io forse sono avvantaggiato perché, come ho scritto nella mia cosa, c'è il numero largo, veramente io giro il mondo e ho modo di vedere aziende, attività e politica veramente in tutto il mondo, ma chi fa la politica del lamento chiude. Questo vale per le aziende e vale per tutte le associazioni. Chi ha le idee e chi sa, ha coraggio e va a prendere il modo per trovare i finanziamenti e i soldi, non è vero che ci sono comuni che continuano solamente a peggiorare, non è vero che ci sono aziende che continuano solamente a peggiorare. Ci vuole la capacità di andare a prendere i fondi e di andare a prendere le idee. Io sono qua per collaborare, sono sindaco e per la Lega che rappresento, e mi darò modo di mostrarvelo, però io mi aspetto altrettanto da voi, assolutamente. Grazie.